Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Alla fine di questo 2023, alle porte del nuovo anno, vorrei farvi un video di recap, un video dove vi porto 6 modelli, 6 automobili che ho guidato, che ho testato personalmente nel 2023, 6 automobili che magari non sono per forza il meglio nella propria fascia di prezzo e nella propria fascia di mercato, ma sono delle automobili che in questi ultimi 12 mesi sono riuscite a trasmettermi qualcosa, sono riuscite a farmi riflettere su alcune particolarità, su alcune caratteristiche degne di nota che potreste magari prendere in considerazione dovendo acquistare ad oggi un'automobile nuova o un'automobile usata. Due piccole premesse prima di iniziare questa top 6. Le automobili delle quali vi parlerò sono automobili che ho personalmente provato, recensito e testato. Trovate per ognuna un video dedicato sul canale inerente agli ultimi 12 mesi. Quelle prima degli ultimi 12 mesi non le troverete in questo elenco. Secondo appunto, il fatto che farò riferimento unicamente alla motorizzazione che io ho avuto modo di testare, di provare con mano. Come ben sapete, non sono solito fare troppe chiacchiere su automobili che non ho provato, né tantomeno su motori che non ho provato. Non riuscirei a darvi una testimonianza reale. Sesto posto, sesta posizione, ragazzi, ho messo la nuova Dacia Duster. Come ben sapete, la nuovissima Dacia Duster, quindi il vero modello, è in arrivo quest'anno, l'avrete già visto sul web in varie presentazioni. Negli ultimi 12 mesi ho avuto modo di provare diverse Dacia Duster, ma quella che secondo me è quella più a fuoco è sicuramente la Dacia Duster GPL, quindi con motorizzazione bi-fuel, benzina GPL. Dacia Duster che è riuscita a lasciarmi qualcosa durante la prova, perché prima di tutto, grazie appunto all'alimentazione bi-fuel, è un'auto che riesce a fare 1500 km sfruttando entrambi i serbatoi, quello del GPL e quello della benzina. Riesce a avere, dal mio punto di vista e sulle mie percorrenze, per come l'ho utilizzata io, ottime medie di consumo sia con una sia con l'altro tipo di alimentazione, quindi sia benzina sia GPL, nonostante col GPL, come ben sappiamo, le automobili siano portate a bere, a consumare un po' di più. Anche col GPL io personalmente ho totalizzato degli ottimi consumi. Credo sia un'automobile estremamente interessante perché, per come la vedo io, ha il monopolio da 0 a 25.000 euro circa. Quindi se avete questo budget, valutate con attenzione la Dacia Duster, perché è un prodotto solido, è un prodotto concreto, è un prodotto con il giusto livello di elettronica, non troppa, e anche, ahimè, a livello di sistemi di assistenza alla guida ed ADAS non è super fornita. Tendenzialmente, nonostante, come ben sappiamo, le auto affidabili al 100% non esistano, è un modello che riesce a essere abbastanza affidabile. Questo me l'avete detto voi che ci avete fatto 100, 200, 300 mila chilometri. Offre tanto spazio, offre tanta praticità, offre la possibilità di andare in giro, secondo me, cosa che la avvantaggia tanto, con una sorta di spensieratezza, perché non è come portare a spasso una super car, ma potete usarla più alla leggera, potete magari parcheggiarla su qualche marciapiede, chiaramente non si può parcheggiare sui marciapiedi, però potete scavalcare qualche ostacolo particolare con gli pneumatici senza paura di rigare il cerchio, potete portarvela in fuoristrada perché ci sono degli esemplari dotati di trazione 4x4 e un cambio con innesti corti e ravvicinati, appunto pensati per il fuoristrada. È costruita con dei materiali interni non di assoluto pregio, ma pensati per durare. C'è spazio per chi sta dietro, ha tanto bagagliaio ed inoltre è un'automobile molto richiesta sul mercato. Chi compra una Duster, se è costretto per qualche motivo a rivenderla nel giro di non troppo tempo, troverà sempre un acquirente disposto a comprarla, proprio perché riesce a tenere un prezzo alto, perché la richiesta sul mercato è alta. Tanta richiesta, prezzo che può rimanere abbastanza alto in generale. E parlando appunto di rivendibilità dell'usato, come potete fare per sapere quanti chilometri percorso l'automobile, se è stata schilometrata, dove è stata immatricolata, quanti proprietari precedenti ha, insomma sapere una sorta di storico del veicolo potrebbe esservi molto utile in fase d'acquisto di un'automobile usata, per esempio come la Duster, avvalervi di un servizio come Car Vertical. Ragazzi, Car Vertical è lo sponsor di questo video, è uno dei tanti metodi che avete a disposizione in fase di acquisto di un'automobile usata. Andate sul sito di Car Vertical, mettete il codice telaio o il numero di targa della
dell'automobile alla quale siete interessati, riuscirete a avere nella maggior parte dei casi uno storico dell'auto, saprete dove è stata immatricolata e quando è stata immatricolata, che tipo di lavori sono stati effettuati parlandovi di rete ufficiale sull'automobile, saprete se è stata rubata o meno, otterrete un grafico che vi farà vedere la curva dei chilometri, quindi vedrete se l'automobile ha i chilometri reali o se è stata schilometrata, e soprattutto delle automobili che provengono dai confini extranazionali potrete avere la possibilità di vedere se l'automobile è stata incidentata, quindi se è stata soggetta a sinistri, con eventuali foto annesse. Qui sotto vi lascio un codice sconto che potrete utilizzare per l'acquisto del vostro primo report. Fatene buon uso. Al quinto posto, fra le automobili che ho personalmente utilizzato in questo 2023, ho deciso di mettere la BMW Serie 3 Touring, che personalmente ho provato in motorizzazione 320D, motorizzazione sicuramente di riferimento per quel tipo di automobile. Ragazzi, la 320 Touring non ha bisogno di presentazioni, l'avete avuta in tantissime, avete esperienze di tutti i tipi, sia nel bene sia nel male, ma è un'automobile premium con la P maiuscola, soprattutto nelle ultime versioni, perché BMW ha fatto un grande salto in avanti, principalmente per quello che riguarda la qualità degli assemblaggi e gli interni. Ha un'estetica davvero di rappresentanza da solida automobile tedesca, tanto spazio davanti e dietro e nel bagagliaio, ha una tecnologia evoluta ed avanzata, un ottimo livello di piacere di guida. Nel piacere di guida si guida davvero bene e soprattutto nelle ultime versioni riesce ad avere anche un alto livello di comfort, quindi se siete gente che fa strada, se siete gente che si muove spesso con la famiglia, con animali, con i figli, la 320 Touring, sia nuova ma soprattutto usata, potrebbe essere un ottimo acquisto da regalarvi in questo 2024 che sta arrivando. Piccolo trick, piccolo trucco: guardate non l'ultimissimo esemplare che è in vendita ad oggi, che ha dei prezzi secondo me parecchio impegnativi, guardate la serie precedente che ha l'estetica simile a quella moderna, quindi l'ultimissima, ma ha, diciamo, l'interno con il doppio monitor. Quello secondo me è il serie 3 ad oggi da comprare, perché ha bene o male gli stessi interni di quella nuova, ha la stessa estetica e nell'esperienza d'utilizzo è molto simile. In questo 2023 ho avuto modo di provare anche la 340D con il suo 6 cilindri in linea biturbo diesel da oltre 300 cavalli. Ragazzi, un missile terra-aria, chiaramente paga il super bollo, ma se avete un garage fornito di automobili di alto livello e siete abituati a guidare automobili parecchio cavallate, cercate una daily pazzesca con dei consumi pazzeschi, perché guardatevi il video della serie 3 della 340 quanto ho consumato. Trovate nella serie 3, sia touring sia berlina, un'automobile di riferimento nel suo segmento. Al quarto posto, ragazzi, ho messo una city car che mi ha davvero lasciato qualcosa, che mi ha stupito. Si parla della Mazda 2, trovate la prova completa sul canale, è la sorella gemella della Toyota Yaris. Secondo me è un'auto che a livello costruttivo rispetta tutte le caratteristiche che dovrebbe avere una city car da utilizzare in un centro urbano, ma adatta anche a fare un po' più chilometri, magari in extraurbano e perché no ogni tanto con qualche incursione in autostrada. Mazda 2 full hybrid, che ha una solida qualità costruttiva, ha delle giuste dimensioni perché è davvero piccola, è molto maneggevole, è un'automobile leggera che si guida bene, ha un bel raggio di sterzata, quindi riuscite a fare tutte le manovre con tranquillità, con agilità. Ha un interno non troppo ricercato a livello tecnologico, quindi un'automobile con un'interfaccia uomo-macchina facile da gestire e in generale semplificata. Offre un'ottima quantità di vani portaoggetti e di spazio per gli occupanti anteriori, poi essendo una city car al posteriore nel baule troviamo lo spazio che c'è, ma è comunque un buon quantitativo di litraggio in generale. Mi ha stupito principalmente per due aspetti: la sua guidabilità, perché è un'auto che si guida bene e se avete un po' di capacità di guida, nonostante questa sia un'auto pensata magari per un pubblico che non cerca ovviamente la prestazione e la guida dinamica, è un'auto piacevole anche nella guida più allegra, punto primo. Punto secondo, il suo motore full hybrid vi consente di andare in tutti i centri abitati, vi consente di accedere alle zone a traffico limitato perché è un'automobile ibrida a tutti gli effetti, vi consente di avere un'automobile che si può muovere in elettrico senza la schiavitù
indotta da una spina di corrente. Lei si muove in elettrico, ma senza la necessità di essere ricaricata, ma soprattutto ha dei consumi che penso siano i consumi più incredibili che io ho totalizzato nel 2023, perché utilizzandola con spensieratezza sono andato sempre oltre i 25 km al litro, arrivando in alcuni contesti anche oltre i 30 km al litro. Quindi un costo di percorrenza bassissimo, un costo di mantenimento molto basso, perché l'automobile non ha troppi cavalli ed in più è ibrida, si guida bene, è agile, ottima visibilità, seduta rialzata, ragazzi, una city car con la C maiuscola. Andatevi a vedere la prova di quell'auto. Unico difetto, in me, che se si parla di automobili nuove ha un prezzo d'acquisto abbastanza elevato. Si passa sul podio, ragazzi, top 3. Al terzo posto cosa ho messo? Avrei potuto tranquillamente mettere le nuove Tesla Model 3, trovate la prova della RVD sul canale, e in questo momento sto provando la Long Range Model 3 Highland, ma queste sono vetture, diciamo così, ad uso popolare. Io al terzo posto ho messo la Model S Plaid. Stiamo parlando della berlinona di casa Tesla. Guardatevi quella prova, perché è davvero una prova completa e registrata in un contesto bello, anche a livello visivo. Ci ho fatto tantissimi chilometri, mi ha stupito perché ad oggi riuscite a portarvi a casa un'automobile come la Model S Plaid, che ha un prezzo d'acquisto elevato, sì, ma secondo me per i contenuti che offre neanche troppo proibitivo. Si parla di circa 120-130 mila euro. È un'automobile che vi consente di andare a spasso con un consumo medio che dimezza i costi di percorrenza rispetto a una sport car di pari prezzo, e io dico dimezza, ma in realtà potrebbero essere anche un terzo, nonostante lei abbia tre motori e oltre 1100 cavalli. Grazie ai suoi quasi 1500 Nm di coppia, è un'automobile che ha delle prestazioni esagerate. Nella prova completa trovate dei confronti a livello numerico sullo 0-200 con Porsche, con Ferrari, con Lamborghini. Lei riesce, su strada dritta chiaramente, a lasciarle tutte dietro, ed in più sa essere docile, comodissima, super confortevole e silenziosa nei lunghi viaggi, oltre ad avere secondo me un'estetica assolutamente piacevole, un'ottima capacità di carico e un'elevatissima qualità della vita a bordo. Ragazzi, con 130.000 euro non riuscirete mai a portarvi a casa un'automobile che ha i contenuti di una Tesla Model S Plaid. Secondo gradino del podio, secondo posto dedicato a, non poteva esserci altro che lei, la mia carissima ed amata Mazda MX-5. Sapete, signori, che ne ho una in garage. Stiamo parlando dell'MX-5 ND da 184 cavalli, 30 anniversari. Trovate tanti video sul canale. L'ho messa al secondo posto perché la Miata è un'automobile che tutte le volte, ogni mese, ogni anno, vi lascerà sempre il sorriso, sempre qualcosa di positivo addosso. Ho avuto modo in questi mesi di provare anche la Subaru BRZ, sorella della GR86 di Toyota. Non vi ho fatto un video confronto dedicato, ma vi spoilerò, fatemi sapere qui sotto magari se volete il video, ma vi spoilerò che Subaru BRZ e GR86 sono automobili eccezionali che secondo me però non arrivano al livello di eccezionalità, a livello di maniacalità costruttiva, di perfezione costruttiva di una MX-5 ND, automobile che potete acquistare con un budget non troppo elevato, anche se anche lei negli ultimi anni, come tante automobili, è aumentata di prezzo, ma comunque vi portate a casa l'essenza dell'automobile sportiva, quindi un'automobile a trazione posteriore con un cambio manuale e nel caso del 2000 con autobloccante. Grande vantaggio il fatto di essere una spider, poter essere guidata con i capelli al vento, uno sterzo bello da impugnare e preciso nell'utilizzo, un cambio manuale eccezionale e soprattutto un'automobile con un peso leggero, con una guidabilità esclusiva, un'automobile che ad oggi sul mercato non ha rivali ed offre un feeling di guida da vera vettura sportiva, senza però svenarvi né nel costo di acquisto né nei costi di mantenimento. Vi ho fatto un video dedicato ai costi di mantenimento in questo 2023, andatevelo a vedere. L'MX5 è presente nella classifica di ogni appassionato di automobili sportive e non, perché deve essere sempre un'auto davanti alla quale ognuno si dovrebbe togliere il cappello. Primo posto di questa classifica, signori, potrete già intuirlo, dedicato a Porsche 900
11. Trovate la prova sul canale, ragazzi. Ho avuto modo di provare una 992 Targa 4 GTS, allestimento GTS. Automobile eccezionale. Io ho il massimo rispetto per il modello 911 in generale, perché è un modello che da 60 anni si evolve nella storia dell'automobile senza mai essere stravolto e mantenendo la filosofia di base presentata negli anni 60 con il modello 911. È semplicemente, purtroppo aggiungerei dire, cresciuta di peso e di dimensioni, ma resta comunque una daily ad alto budget, chiaramente eccezionale. Nel video ho provato la Targa 4 GTS. Personalmente, dovendo acquistare una 992 senza sconfinare nei modelli più estremi in gamma, GT3, GT3 RS, Turbo e Turbo S, mi accontenterei tranquillamente di una Carrera 992 S con cambio manuale, quindi 450 cavalli, belli puliti, belli progressivi, cambio manuale, motore 3000 biturbo, avete tutto ciò che serve, trazione posteriore, risparmiate del peso perché vi togliete l'impiccio della trazione integrale, risparmiate l'impiccio del cambio automatico PDK, che è un cambio eccezionale, ma io vorrei una 911 manuale, perché quel manuale è un manuale di riferimento. Automobile senza tempo, che come pochissime altre automobili riesce ad avere un fascino che cattura chiunque, dal piccolo, da quello di media età, da quello di età più avanzata, perché è un progetto che non è mai stato snaturato. E se ci pensate, sono pochissime le automobili sul mercato che fanno questo. Potreste trovare questo nel mondo degli orologi, mi viene in mente un Omega Speedmaster, che rimane uguale da decenni, ma parlando di auto potreste fare riferimento, non so, alla Ford Mustang o magari anche la MX-5, che però ha un'età un po' più giovane, visto che c'è dalla fine degli anni 80, precisamente dall'89. La Porsche ha una storia più lunga ed in più ha un'iconicità tutta sua, quindi tra tutte le automobili provate sono stato davvero felice di provare una 911 finalmente, perché è sicuramente un'auto che mi ha lasciato qualcosa e spero magari in questo 2024, anche grazie al supporto che mi avete dato negli ultimi 12 mesi fra like, commenti e iscrizioni al canale, di riuscire a portarvi altre motorizzazioni, altre versioni della gamma Porsche 911. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa classifica, questa mia classifica personale, chiaramente opinabile e contestabile. Non è sicuramente il Vangelo, ma è il mio punto di vista esclusivamente personale e soggettivo. Augurandovi un felice Capodanno ed un ottimo inizio di 2024, vi dico che noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi e buon anno! Come